più che una conferenza vorrei fare un viaggio. Un viaggio, accompagnarvi nel viaggio dell'anima che lascia il corpo e vedere tutte le tappe che vive, trasformazioni, lutti, eccetera, che vive l'anima tra una morte e poi la nascita successiva. Quindi non vado a fare tutto il percorso, ma proprio la fase del distacco di questa vita. Sarà una cosa molto importante, vado a prendere molto dalla tradizione ebraica, tradizione egizia, tradizione soprattutto tibetana, perché è quella più ricca, e quindi dal Bardot Dol. Bardot Dol, che significa è la liberazione per l'ascolto. La prima cosa che volevo dirvi è proprio che questo passaggio, non so se lo vedete qua chiaramente, è proprio una trasformazione in uno spazio di cui adesso non abbiamo idea. È quella che mi hanno detto tanti amici o persone che conosco che hanno avuto dei stati di premorte e che mi hanno detto tutti: la vita non è della parte che si crede. Siamo talmente carichi di tanti elementi, tante preoccupazioni, tante sofferenze, anche tanti bagagli che abbiamo, che ci impediscono di essere leggeri nel momento della morte. E quindi la cosa più importante è di rimparare la leggerezza. La leggerezza, perché infatti il Divino ci ha voluto leggeri, felici. E quindi vorrei farvi capire che la morte è la cosa che sia più naturale al mondo. Infatti nella tradizione buddista, forse lo sapete che infatti sono stato molto influenzato dalla tradizione buddista, mia madre è monaca buddista e sono stato tutte le vacanze le ho passate al monastero, perciò da bimbo, da quando avevo 10 anni ho già avuto l'influenza buddista, ecco perché vi parlo come se fosse una cosa molto naturale, ma perché infatti è stata proprio insegnata già dalle primissime età. La cosa importante da comprendere è che è un evento che proprio dovrebbe essere di grande gioia. E l'ho visto, ho visto una persona, il maestro di mia madre, morire seduto. Ossia che lui ha saputo che l'ora della fine stava arrivando, si è messo in posizione di meditazione e ha chiamato la morte. Ma il primo concetto è che la morte non è un istante, ma bensì una finestra. Ossia che non è un momento che dice a partire alle 2:04 è morto. No, è proprio tutto un passaggio che si fa, che dura, normalmente che può durare, la parte più intensa può durare ore, ossia che c'è già una pre-morte prima della morte ufficiale fisica. E poi sapete che c'è la morte del cuore, ma poi prima che tu le cellule si muoiono ci vuole molto tempo. Prima che ci sia la morte cerebrale, poi la morte di tutte le cellule, ci possono passare ore. E anche per la coscienza, prima della morte fisica, può capitare una premorte. Questo dura qualche ore, ma a livello sottile, il tempo in cui noi possiamo scegliere di morire può durare anche diversi mesi. Ossia che quando arriva il tempo, possiamo scegliere di partire all'inizio della finestra o possiamo decidere di partire alla fine della finestra, o in medio anche, ma sono gli infermieri che sanno molto bene, negli uffici di palliativi, sanno bene che quando arriva il tempo, ci sono due tipi di pazienti, quelli che partono subito e poi quelli che aspettano che il degrado del corpo vada avanti, 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 fino a che la corruzione del corpo stesso faccia sì che l'anima viene espulsa. Non siamo qui per soffrire. Questo è un concetto importante da capire. Possiamo anche morire all'inizio della finestra, quando anticamente si dicevano le finestre del cielo sono aperte. Ossia, significa che lassù sono d'accordo che ormai possiamo andarsene. Quando viene aperto, possiamo partire rapidamente, in tutta coscienza, tenendo la nostra dignità, o possiamo, per il nostro attaccamento al corpo, il nostro attaccamento alla vita, rimanere mesi, mesi, ogni tanto sono anni, e sapete bene il degrado fisico, i dolori, le difficoltà e poi una morte che diventa inconsapevole. Quindi per quello che vi spiego tutto questo, perché l'ideale sarebbe poter uscire coscientemente. Questo tipo di preparazione viene molto auspicata nella tradizione buddista, perché più siamo preparati a morire,
e più significa che siamo pronti a vivere, perché ogni notte è come se fosse un po' la nostra propria morte. E quindi riviviamo il ciclo delle diverse morti. Ogni notte c'è una preparazione a questo evento. E quindi è importante, per essere ancora più presente, ancora più qua, per vivere e godere della vita al massimo, sapendo che il nostro tempo qua è limitato e quindi inutile perdere tempo, anzi approfittare al massimo di quello che la vita ci propone. Spesso diciamo la vita, questo è il tempo della vita, la vita c'è una nascita e una morte. Questa è la visione normale. Infatti a livello energetico è tutta una curva, ossia che nella seconda, non ho voluto mettere degli anni qua per non offendere, non preoccupare nessuno, ma più ci avviciniamo alla morte, ed è un processo lento, ossia che già veniamo preparati. L'abbiamo accompagnati tutti, i nostri nonni, i nostri genitori, dipende dall'età che abbiamo, e più si avvicina alla morte, l'abbiamo visto tante volte, in contatto con l'altro mondo, in contatto, preparati. E quindi bisogna capire che anche oggi, sicuramente di notte, la nostra coscienza ci prepara a questo avvenimento, perché è così importante che siamo già preparati oggi. Questo processo in una vita normale inizia a partire dai 40 anni, più o meno, ok? 40 anni in cui, beh, diciamo che la parte più importante della nostra vita inizia a essere più dietro che davanti. E quindi chiaramente la coscienza dice: ehi, che cosa è importante che faccia adesso? E inizi a voler chiudere dei cerchi, non lasciare cerchi aperti. L'insegnamento più grande è stato dato dallo stesso Socrate. Sapete che Socrate è stato condannato a bere un veleno, la cicuta, no? Cicuta? La cicuta. E quindi si dice che fino all'ultimo ha parlato di filosofia, fino all'ultimo momento. Quindi era capace di avere così tanto, come dire, maestria sulle sue emozioni da considerare che la morte era solo un passaggio. È stato, credo, il più grande insegnamento della sua vita, e di vederlo morire. Si vede un grande uomo, effettivamente, al modo di morire. Ci sono, secondo la tradizione indiana, 7 soffi che vanno a uscire uno dopo l'altro. E questo inizia anche un anno prima della morte, anche di più. E quindi sono piccole preparazioni di cui la maggior parte dell'umanità non si rende conto, ma già l'anima sa che arriva il momento, e quindi il respiro cambia, e ci sono 7 tipi di respiro diverso prima di quando si avvicina alla morte, fino a che l'ultimo respiro parte. E questo, la tradizione egiziana, veniva rappresentato qua da Iside, che abbiamo a sinistra, e a destra abbiamo Neftis, che rappresentano il respiro. Lo vedremo qua sugli sarcofagi in egiziani. Avete spesso la rappresentazione di expiro, Neftis, inspiro, Iside. E quindi c'è Iside e Neftis che costantemente si mettono a piedi e la testa. Significa che man mano che stiamo avvicinando alla morte inizia un altro respiro, e molte persone sentono che respirano a livello fisico, ma si stanno già preparando per il respiro che avremo nell'aldilà. Ossia un respiro diverso. E come si chiama questo rumore che fanno le persone morendo? Il rantolo è il segno che già la persona sta imparando a respirare diversamente. Il respiro che avrà nell'aldilà. Si vede a livello energetico, si riesce a sentire con le mani proprio questo, boom, una ondata molto forte dei piedi verso la testa e viceversa la testa sui piedi. In quel momento lì c'è una fase proprio di disgregazione, ossia che man mano che i 7 soffi se ne vanno, ogni chakra, chiaramente, avete capito, chiaramente che cosa capita è che il corpo si prepara a lasciare tutto. Se ci sono resistenze, se per caso, e soprattutto le relazioni umane, se non ho risolto qualcosa, perché credetemi, al momento della morte non è il conto in banca che mi preoccupa, o non è l'assicurazione, la polizza assicurativa, a chi l'ho intestata bene, la persona, nemmeno l'eredità, ma è proprio
le dire arrivederci a tutti. E questa è una costante. Se c'è qualche qualche difficoltà, qualche discordia nella famiglia, è il momento proprio per fare pace. E la chiave, lo ripeterò fino all'esaurimento, la chiave di una buona morte si chiama pace. E quello che è più importante nella nostra vita sono le relazioni. Il resto, tanto, passa. Quello che rimane sono le relazioni umane, le amicizie, i figli, madre, tutte le persone care. E fare pace con loro è la parte importante, perché ho visto tante persone rimanere in vita fino a che arrivasse il figlio per dire arrivederci. Tante persone. Inizia, c'è una fase di disgregazione che deve essere accettata. Accettare che perdo, perché siamo talmente abituati a una società in cui aggiungo, possiedo l'ultimo cellulare, l'ultimo schermo plasma, l'ultima auto. Quindi sempre più, invece, è imparare quello che non abbiamo imparato spesso. Abbiamo imparato molto nella vita a inspirare, abbiamo dimenticato di espirare. E che la vita è fatta di tutte e due. Ci sono momenti in cui tengo e altri momenti in cui devo mollare. Spesso inizia la sensazione di un sole nero, l'impressione di che tutto diventa buio, un po' prima della morte. E spesso la gente lo sa. Tante persone mi hanno detto, muoio domani, vado a morire domani o dopodomani. Sentono, quando arriva questo sole nero, questa sensazione di scuro, sentono che arrivano, sono gli ultimi giorni della vita. In contemporanea, non so se lo vedete, un fuoco. Arriva il fuoco. E quindi ti devi abituare a che diventi un'ombra, che in qualche modo non hai più le tue capacità, non sei più al massimo della tua vita. Quando parli ti dimentichi delle cose, non sai più, e poi ti devono aiutare per fare tutto, per andare in bagno, per la doccia, e quindi accettare, e questo è un grosso lavoro interiore, sapete che la fierezza di accettare, beh, che qualcuno ti aiuti in tutto quello che non riesci a fare. E questo è imparare l'umiltà. L'umiltà, che sia ben accettata, è la più grande ricchezza che puoi avere. E quindi la sensazione, ecco, è proprio dal cuore iniziano tante fiamme. Questi sono disegni di Alex Gray. È proprio l'impressione di ali, come se il tuo corpo fisico stava bruciando. Che cosa capita? A livello energetico ti stai staccando. E quindi se tu assecondi questo bruciore, e se tu non hai paura, perché proprio la sensazione prima di freddo e poi di caldo, improvviso. E accettare questo caldo significa accettare che c'è un'altra vita, che la morte è solo un passaggio a miglior vita. E allora lì tante persone bloccano, e quando tu blocchi il caldo diventa dolore. È il fuoco della vita stessa che prende un'altra forma. Tutto si trasforma, e quindi lentamente si va a creare un'asse proprio verticale. Questo è un disegno che ha fatto Alex Gray quando ha vissuto questa esperienza. È proprio una colonna che è come un'asse centrale, boom, come se si preparasse la strada dell'uscita del tuo essere. E tante persone, per esempio, quando fanno l'amore sentono una spirale in basso. Beh, se mi permettete il paragone, sarebbe la continuazione, sarebbe una salita verso l'alto, la spirale che continua verso un'altra realtà. Sapete che esiste questo, in greco si diceva eros thanatos, che l'amore, fare l'amore, è molto vicino a morire. Ed effettivamente, l'idealmente sarebbe di morire in un orgasmo. E quindi parte l'ultimo vento, quindi quando si è installato questa oscillazione, la chiamano la barca solare in Egitto, proprio la sensazione di ondeggiare come se tu fossi in una barca. E quando senti questo, c'è un momento in cui la onda va a rallentarsi, scendere fino ai piedi, e prendendo spunta sui piedi vai a trovare la forza di alzarti e uscire dal corpo. È proprio una tappa molto importante, e si vede intorno alla persona, se è in pace, una nebbiolina che parte dall'alto. Questo è un metodo, questo è l'ideale.
E la sensazione della persona è proprio questo, l'apertura. Ossia che ti rendi conto che la morte non è di là, la morte. Spesso è una liberazione della pesantezza di questo mondo. E piano piano l'impressione di entrare nel sole. E questa è una cosa magnifica. Ossia che secondo il libro tibetano dei morti, e durante un attimo abbiamo appuntamento con l'Eterno, ossia con il Sole centrale, è l'unico momento nella ruota della reincarnazione in cui usciamo, qualcuno per un secondo, per qualcuno qualche minuto, per qualcuno non se ne rende nemmeno conto, in cui andiamo davanti al Padre. E in quel momento sarebbe una porta per uscire dal ciclo della reincarnazione. Ossia che se tu in quel momento non hai bagagli, se tu non hai rimorsi che ti dicono ma no, ma guarda che finalmente la vita sulla Terra non è mica così male, eccetera, ci sono qualche vantaggio. Se tu mollassi tutte queste resistenze, potresti idealmente uscire dal ciclo. Ossia che è l'unico, la finestra di dove si rompe samsara, la ruota delle reincarnazioni. Tante persone lo raccontano dopo essere andato e tornato, di questo incontro con il sole. E quindi, se tu lo accetti, potresti andartene tranquillamente. Se tu, chiaramente, che cosa capita? È il peso della nostra anima, il peso della nostra coscienza, che pian piano fa sì che l'anima torna. E la gravità, finché noi abbiamo un peso nell'anima, la gravità di questo mondo potrà attingersi. Il giorno in cui non avremo più il peso nell'anima, l'anima sarà come un pallone di elio, potrà volare via. Questo spazio del sole, che viene chiamato, nel libro tibetano dei morti viene chiamato delle stanze, è la stanza dell'eterna luce, bardo, spazio di passaggio, il bardo dell'eterna luce, e che infatti è l'unico stanza che non è una stanza. Infatti perché siamo al di là dell'illusione, al di là dei nostri concetti, al di là di tutto quello che tu puoi immaginare. E poi, chiaramente, ti sembra di entrare proprio nella luce. La sensazione è di un'apertura a livello del settimo, del cranio, in cui tutto si apre. È incredibile. E chiaramente, dopo un po', dopo questo passaggio, segna, ci vuole qualche minuto, forse qualche ora, e il corpo molla perché non ce la fa. Quando l'anima diventa troppo distante di questo mondo, non, la corda d'argento, quindi la corda che lega questo corpo con la nostra anima, si spezza. E quando si spezza, arriva la morte. Ma la morte fisica non è esattamente nel stesso momento. Allora mi direte, ma che cosa capita se per caso c'è qualcuno che arriva e dice «Zan! Torna qua!» Allora questo è un richiamo molto forte, potete immaginare che se c'è, è importante in quel momento lì, e purtroppo non accade spesso, che ci sia un qualcosa che richiami l'anima, perché chiaramente la botta elettrica può richiamare, e ho visto persone tornare, ok? Tornare anche dopo la morte che avevano diagnosticato, chiaramente è accaduto, lo sapete che accade ogni tanto che qualcuno torni, ma torni perché per la qualità dell'amore, l'unica cosa che ci fa tornare qua è l'amore. Siamo nati dell'amore, in generale, non sempre, ma si pensa che in generale ci vuole un atto d'amore per farci arrivare qua. Quindi, dopo, solitamente, l'anima sale così, ok? Sale così, e si vede in tanti film, ossia che è molto bello vederlo. Quando la sensazione dentro di uscire dal settimo, e l'anima, dopo aver vissuto, dopo essere ritornata, quindi vive il sole centrale, ritorna nel corpo, oppure può essere precedente alla fase del sole. Ossia che non è tutto cronometrato, non è che deve per forza susseguirsi, un evento può arrivare prima dell'altro. E quindi, per esempio, potete avere proprio questo, che sia il sole che chiama, e quindi la persona esce fuori così. Spesso questo
è legato al fatto che ci sono troppe emozioni e sono le emozioni che fanno uscire seduto, perché l'emozione trattiene il corpo che non riesce ad uscire perché troppe cose, è troppo duro da vivere. Invece, se è più naturale, vedete, questo è il movimento classico, che la persona va lentamente, poi più veloce, poi più lento. Questo che si, con lo sviluppo della lettura dell'aura, quando si vede l'anima, si riesce a vedere queste tappe della fuoriuscita del corpo. Questo, se una persona che non ha fatto molto un lavoro su di sé, esce fuori spesso così, seduta. Quindi seduta, e poi spesso la vedo, si vede sedere accanto al corpo. Perché il primo dubbio è, ma sono morto? E quindi è come la prima domanda che la gente si fa quando muore, è dire, ma sono ancora vivo o sono morto? Ecco perché si sente un piccolo vento nella stanza, anche se le finestre sono chiuse. Molte persone, io stesso, quando mio padre è morto, ho sentito un vento dentro e mi sono detto, ma che cosa capita? La finestra era chiusa, la porta era chiusa. Beh, era mio padre che stava guardando intorno per vedere se era morto, se finalmente era liberato oppure no. Quindi questa è una cosa, lo vedete qua rappresentato nel libro dei morti egiziani. Quindi questo, non so se, questo ha 3500 anni e quindi già sapevano tutto questo 3500 anni fa. Qua, l'uomo vivo, lì entra la porta della sepoltura, la morte, e si separa in due. E quindi questo è il segno, e vedete che l'uccello lì inizia, questo è il potere, ossia che chi ha il potere non è più il corpo unito all'anima, ma l'anima che ha il potere, ossia il potere della vita, il potere della coscienza. E questa è la rappresentazione di questo altro te stesso, che viene chiamato Ko in egiziano. E il Ko è rappresentato, mi piace molto perché gli egiziani sono di allora, sono come oggi. Ossia, dicono, è così perché significa, come sei, il tuo doppio è uguale. E poi, chiaramente, l'anima prende il volo. E questa è una difficoltà perché dice, ma sto volando? Ma cosa sto facendo? Perché ero abituato a camminare prima, avevo nozione di andare avanti, dietro, destra, sinistra, ma adesso cosa faccio? Mi vado in alto? Non sono abituato, a parte quelli che hanno fatto sub o si sono tuffati nell'acqua, ma se no non è l'abitudine di questa dimensione. Invece ti prende due dimensioni in più e questo è proprio una scossa per l'anima. E molte volte l'anima, beh, che cosa fa? Non è abituata e continua a diventare un fantasma. Se è rimasta troppo scioccata dall'evento e non riesce a liberarsi, rimane tra due mondi, acchiappata. E le nostre resistenze, perché dice, ma no, ma non è possibile, ma io stavo per sposarmi, stavo per avere un nuovo lavoro, stavo per costruire una mia casa, e tutti i progetti che fanno sì che mi ha colto impreparato e non accetta. Normalmente il massimo che tu potresti rimanere senza diventare fantasma proprio sono 3 giorni, ossia che hai 3 giorni al massimo per fare addio, per andare a visitare anche i cari, per vedere come stanno tutti. E anche, non so se siete accorti, quando muore qualcuno di caro, lo sentite vicino, vi passa vicino. Spesso accade questo e si vede, è una cosa bellissima, senti, ah, ma sei tu! È come una presenza, o vengono nei sogni, tanti metodi che usano. Normalmente sono 3 giorni, quindi vi dico, è per quello che anticamente si aspettava 3 giorni prima di seppellire una persona, perché è il tempo massimo per la tua energia che rimane vicino a te. Poi si scarica. E quindi se tu, ci vuole una molta forza interiore per rimanere oltre 3 giorni, e lì diventi fantasma. Ossia che allora è molto più lungo, ma significa che c'è qualcosa di molto forte per te, un irrisolto, quando c'è stato qualcuno che è stato ucciso, quando c'è qualcosa, ma ci vuole qualcosa di questo tipo, per una violenza, lì l'anima può essere abbastanza, l'energia della rabbia, l'energia della disperazione, chiamala come vuoi,
è quella lì che ti fa rimanere come fantasma. In questo caso le preghiere per, che sono molto importanti perché l'anima vada verso la luce. Esattamente. È una cosa importante e l'altra cosa è, lo so che tutti abbiamo voglia di piangere, ma è semplicemente in quel momento essere capace di mandare amore, bellezza, perché il pianto che cosa fa? La persona vi vede piangere, che cosa voglia? E quindi di augurarli un buon viaggio. Ed è una cosa molto importante che ho notato, nel momento della morte è lì che si vede davvero quanto la nostra vita spirituale è scesa dentro di noi. Ossia, sono tutti libri, conferenze che ho sentito, oppure è entrato dentro. Non voglio rispondere al posto vostro. Nel momento della morte, c'è un tunnel, ok? Conoscete questo? Il passaggio tra diversi mondi. È proprio una grande luce, ok? Che chiaramente, ecco, eccoli qua, Hieronymus Bosch li ha disegnati, gli angeli che aiutano, le presenze o altre anime che ci accompagnano. E lì c'è un momento in cui, proprio di dissoluzione della coscienza, non so se riuscite a vedere questo uomo, vedete come si dissolve? E chiaramente si vede il Buddha qua, e da questa coscienza incarnata, piano piano la mia dimensione del cuore si allarga tantissimo. È talmente grande l'amore che io riesco a sentire in quel momento lì, che mi sembra di tornare come davanti alla mia madre, per intenderci. L'amore è così forte che mi riempie tutto. E allora è come, vedete tutti questi, il fuoco, che, tutto il fuoco di questa forza che mi sta trascinando, del sole, il fuoco del sole. E chiaramente quindi la mia coscienza non so più chi sono, perché mi sono spesso identificato al mio corpo. Tutte le mattine facendomi la barba o truccandomi ho visto questa faccia e alla fine mi sono convinto che questo ero io, che il mio nome ero io. Tutti siete convinti che Bernard è quello che avete davanti, pure è il corpo di Bernard, non è Bernard. E quindi per tutti è così, tutti abbiamo un corpo ma non siamo noi. E non è facile, siamo talmente identificati ai nostri ruoli, Bernard insegnante, Bernard conferenziere, Bernard ognuno medico, operaio, architetto, eccetera. Tutti abbiamo i nostri pattern, papà, mamma, tutti i ruoli. È difficile disidentificarsi e questa è la più grande difficoltà che hanno. È che perdi tutte le maschere, ti metti a nudo. A seconda di quel lavoro che tu avrai fatto, vai a seguire una strada diversa. E quindi queste sono le sette cieli. Non so se avete sentito parlare di essere al settimo cielo. Vi dice qualcosa? Vi ricordate il settimo cielo? Okay. Quindi nella tradizione indiana hanno tutti un nome: Satya Loka, Tapa Loka, Jnana Loka, Maha Loka, Svarga Loka, Bhuva Loka e Boloka o Bulloka. Quindi loka significa luogo in sanscrito, e che rappresentano, allora, questa è la vita terrestre. In questo momento siamo qua, da qualche parte qua. Ok? Nella morte andiamo a seguire, a seconda della leggerezza della nostra anima, se rincarniamo, un percorso diverso. Ok? Quindi possiamo rimanere nel livello delle lettere, questo sono proprio, per esempio, le persone che si sono suicidate o persone che stanno con grossi pesi non elaborati e vanno a reincarnarsi presto perché sono male, o persone che sono morte con grande tristezza di vita, eccetera, si portano tanto peso che è difficile smaltirlo di là. E quindi, o una persona che ha interrotto la sua vita deve per forza finire. E quindi va a reincarnarsi presto perché non ha finito il suo compito di vita. E quindi vai a passare un percorso più piccolo. Poi se tu, la tua vita è passata più a livello dell'emozione, dipende da dove, com'è stata la tua vita, dimmi com'è stata la tua vita e ti dirò come sarà la tua morte. Se la nostra vita è passata essenzialmente in emozioni, passeremo qua. In paure,
rabbia saremo qua, in pensieri saremo, pensiero concreto saremo qua, nel pensiero astratto, nelle quello che stiamo parlando di grandi principi, andremo qua. La spiritualità è stata il motore di tutta la nostra esistenza, abbiamo pensato essenzialmente a questo, saremo qua. E il divino che ci ha affascinato, il pensiero mistico che ha impossessato la nostra vita, andremo al settimo cielo. Non c'è una nozione di giustizia, è semplicemente che è uno specchio. Così come abbiamo vissuto, così moriamo. Mi ricordo che per spiegarmelo, il maestro spirituale di mia madre, mi dice, l'abate del monastero, mi diceva, dipende, è la vita, la morte è come un ascensore. Un ascensore? Sì. Quando ci sono tutti i numeri, tu sei piccolo, avevo 10 anni, quindi non riesci a raggiungere le cifre alte. E le vedeva, sì, io arrivo a 1, 2, 3, massimo 3. Beh, allora, se tu sei piccolo nel momento della morte, beh, vai a arrivare ai primi piani. Se tu sei grande al momento della morte, vai a poter toccare i piani superiori. Poi, chiaramente, ci sono l'incontro con tutti i nostri vecchi demoni. Tutte le cose, ossia che questa è la tanca delle 100 esperienze dei mondi dell'aldilà. 100 esperienze difficili, 100 esperienze pacifiche. Ossia, vai a incontrare, una volta che hai raggiunto il posto, vai a incontrare tutte le cose che non hai risolto. Non hai più il corpo e quindi arriva il contabile. Vediamo un po'. Quindi tu, quando sei nato, vediamo un po' tutto che fine hai fatto, la tua vita. E ti viene fatta una piccola... Ma non è che qualcuno la fa. Sei te stesso che ti guardi. Perché non hai più distrazione, non hai più internet, non hai cellulare, non hai... Avete capito? E quindi che cosa capita? Tutte le cose che non hai risolto, lentamente, vengono a galla. Anche oggi, se voi vi mettete in una stanza, vi chiudete per una giornata, sarete in 3. Voi, il vostro migliore amico e il vostro peggiore nemico. Tutti e 3 insieme, alla grande. Questo non accade direttamente nel momento della morte, ma anzi solitamente tra 40 e 60 giorni dopo. Il tempo che ti assisti un po', è lì che arrivano le emozioni che non sono risolte. E quindi, vedete questo, tutti i tuoi vecchi demoni, ma sei solo te, non c'è nessuno che ti castiga e dice hai fatto quello, hai fatto... Sono tutte le ombre irrisolte che ti porti addosso, tutte le tue valigie. Che questo mi ha fatto quello, che la rabbia tua è contro te stesso. Quante volte ti sei criticato, non ti sei permesso di fare questo. E poi, dall'altra parte, tutti gli eventi belli della tua vita. Tutte le cose piacevoli di cui forse anche è il tempo di congratularti. Beh, ho riuscito questo, ho portato 2 figli, sono sani, hanno la loro vita, sono contento, ho fatto almeno questo, ho accompagnato mia nonna verso la morte, o tutto quello che hai fatto, o sono stato un bravo medico, o sono stato un bravo meccanico, quello che sia. E poi, volevo parlarvi delle diverse stanze che ci sono. Spesso l'anima, quando ha molti pesi, si crea uno spazio di cristallo. È molto carino da vedere. È proprio uno spazio in cui l'anima rimane inglobata e che vive perché ha bisogno di ritrovarsi se stessa. E quindi diventa un po' una... i Rosa Croci lo chiamano il Sanctum Celeste. È proprio come una cattedrale che ti crei per ripristinare le ferite, perché non è facile. E quindi ti rinchiude, molte persone fanno queste, e piano piano, lentamente, approdano sulla spiaggia della loro realtà, del mondo in cui sono destinate a seconda della vita che hanno avuto. E proprio la sensazione è di entrare nel mondo fatto di sogni, mondo molto particolare, molto irreale in certi sensi, fatto di anche molte volte il mondo in cui andiamo, quando abbiamo vissuto molto
in sogni, è un mondo di nuovo che sembra i nostri sogni. E molte persone all'inizio creano dei mondi tutto per loro, perché non sono ancora capaci di dialogare con gli altri. Hanno bisogno di fare un mondo che li consoli, che li protegga, dove si sentono amati. E quindi ti fai la tua stanza, il tuo mondo. E poi piano piano te ne esci fuori, inizi a volare e a incontrare le altre anime. Ma c'è sempre un momento dopo la morte in cui la gente ha bisogno di essere un po' da sola, prima di incontrare gli altri. E lentamente, e in questo momento allora, torno a quello che stavo dicendo, guardate, questo è del libro dei morti egiziano, ritrovi le diverse facce di te stesso, ognuna con una piuma. La piuma significa in Egitto la verità. Dimmi la verità su di te. E quindi è per quello che vogliamo essere da soli, perché tutte queste verità non sono facili da ascoltare, da vedere, perché lì vedi dei momenti della tua vita. E vedete qua, è proprio il libro della morte egiziano, questo è del 1370, e qui vediamo un Efer, grande scriva, scrive del faraone, che viene pesato. E questa è la rappresentazione del cuore, e questa è la verità. E il cuore deve essere più leggero che la piuma della verità, leggero come una piuma. Se hai il cuore leggero, puoi passare a essere libero. Se tu hai il cuore pesante, ecco che questo animale ti permette di reincarnarti. Quindi, e poi vieni davanti a Osiride, Signore dei Morti, e hai quattro persone che ti stanno guardando. Sapete chi sono le quattro persone? Sono i quattro vasi canopi, sono tuo fegato, tuoi polmoni, intestino e stomaco. E c'è il fegato che dice, hai avuto abbastanza fegato nella tua vita? Come ti sei comportato con gli altri? Spiegami bene un po'. Perché io ho vissuto insieme a te, ti conosco meglio che gli altri, e stavo proprio nel tuo corpo. Come, hai avuto stomaco? Hai avuto il coraggio di fare le cose che volevi? Oppure no? Io mi ricordo quella volta lì che... E quindi loro testimoniano, è come se, non è lo stomaco, non c'è più, ma è come se, in modo immaginario, è tutte le cose che hai ancora sullo stomaco, le cose che dell'intestino che non hai digerito, cosa non hai ancora digerito fino in fondo e che ti porta addosso. Polmoni, hai davvero osato respirare? Oppure no? Hai respirato, hai preso il tuo spazio? Hai respirato la vita? Hai preso delle boccate d'aria? O ti sei accontentato di sopravvivere? Cosa hai fatto della tua vita? È un momento di crescita interiore, in cui non ti puoi mancare. E quello accade per qualcuno, quando un incidente veloce, in piccolo, non so se vi è mai caduto qualcuno qua, di rivedere la vita veloce davanti agli occhi, quando uno ha avuto una grossa paura. È capitato a qualcuno? Sì? E questo accade anche per le persone più che hanno fatto un lavoro su di sé, spesso accade in un luogo come questo. Questo è stato un padre domenicano che l'ha fatto vicino a Gerusalemme, per la pace tra palestinesi e israeliani, l'ha vissuto in una visione, è proprio quello che io ho potuto vedere nel mondo della Lila, proprio una stanza grande così, con una grande parete in mezzo, e c'era una persona che conoscevo, che era seduta e che mi ha chiamato in viaggio astrale a vedere che cosa stava, la sua vita, questo momento della sua vita, era morta da qualche tempo, e mi ricordo che è apparso sull'immagine, mi sono detto, ancora una visione di diapositive della sua infanzia, il suo matrimonio, e invece la prima cosa che è apparsa sullo schermo era lui sul suo frigorifero. E avevano tutti questi post-it, tutte queste cose, le cose da fare, la giornata. Poi c'era la tavola imbandita e aspettava sua moglie e i suoi figli. E lui stava pensando e dicendo, ma è vero che avevo sempre voluto fare un po' di meditazione al giorno, un minuto così, per ricentrarmi la mattina. Dicevo, sì, ma non ho tempo perché la mattina devo preparare il caffè per mia moglie,
preparare già il tavolo per i bambini, eccetera. Poi diceva sì, è vero che avrei voluto una volta al mese così fare un piccolo raduno per la luna piena, per fare una meditazione, fare una cosa. E quindi stavo pensando a questo, dicevo, ma come faccio? Perché, guarda, il lunedì c'è il karate per il figlio, il martedì la cugina di mia moglie, il mercoledì devo portare a natazione la mia figlia. E aveva tutta l'agenda da ministro. E quindi dicevo, sì, ma è vero che quando ero giovane avrei sempre voluto andare nel Sudan, aiutare i bambini del Sudan che muoiono di fame e tutto questo. Dice, ma no, ma come faccio a pagare l'università della figlia? Perché e tutte le bollette, chi le fa pagare? E quindi lui stava guardando lui stesso e piangeva, non delle cose che aveva fatto, ma quello che era più pesante per lui erano le cose che lui non aveva fatto, i sogni nel cassetto. E quindi questo che vorrei dirvi è che la cosa più importante nell'aldilà, quello che più ci pesa, non sono le cose che abbiamo fatto, sbagliate o giuste che siano, siamo sperimentati, ma tutti i sogni che non abbiamo realizzato. Quindi l'invito della morte è proprio quello di vivere fino in fondo la nostra vita e di osare, di avere l'audacia di godersi la vita e di sperimentare anche i nostri sogni. Nel mondo dell'aldilà vediamo, questo per gli egiziani, una volta passato questa prova è bellissimo, è tutto un momento di riposo dove tu puoi fare tutte le cose meravigliose. Per un egiziano era andare nei campi, perché la maggior parte della popolazione egiziana era contadina, perciò qual è l'ideale di un contadino? Avere una buona raccolto, allora c'è tutto quello che un contadino poteva immaginare. Poi per qua, per i musulmani, questa è la rappresentazione del Jannat Abn, che è il giardino del dopo morte per i musulmani, e vedete che nella cultura musulmana vedono tutto quello che loro possono sognare. Ed è vero, molti posti dove andiamo sono l'ideale, sono mondi spesso che creiamo dell'ideale che noi concepiamo che possa essere. E quindi più siamo, come dire, nei nostri sogni, più creiamo mondi. Man mano che evolviamo, più arriviamo a dei mondi veri, più reali, nell'aldilà, più reali dove puoi condividere con più gente. Perché se no sono mondi, tanti mondi individuali, di persone che non riescono ancora a immaginare che nel dopovita ci possa essere anche altre persone che non la pensano come te. Molte persone si sono convinte che nel dopovita vanno a trovare solo i loro correligionari, perché logico, le altre religioni sono tutte sbagliate, è l'evidenza, e quindi si vanno a creare perché la nostra coscienza, la loro coscienza non riesce ancora a percepire che ci possa essere altre cose, quindi non le possono vedere. E chiaramente più abbiamo apertura di coscienza, più può essere un mondo interessante con tutto quello che comporta. E in questo mondo, è quello, dopo la morte, viviamo il mondo intermedio, questa è una maschera di Tikal, in Messico, che è Maya, e poi prima della rinascita, lì, in quel tempo, prepariamo la vita dopo. E quindi ci prepariamo per un'altra rinascita, per rifare un altro giro di giostra. e piano piano, di giro in giostra in giro di giostra, facciamo i cicli dell'esistenza. E quindi è come se di reincarnazione in reincarnazione, non so se vedete, passiamo di una vita all'altra, tac, 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 tac. Ma tutto questo ha un senso, perché insieme alle altre persone seguiamo la nostra propria spirale di incarnazione, di evoluzione. E quindi è come se, fino a che capiamo che tutto questo è un gioco e che andiamo al di là, come dicono gli egiziani, apriamo gli occhi, i veri occhi, quelli che vedono al di là della morte.